Most dangerous was the digging right underneath the forbidden zone. A ideare il piano furono due studenti italiani, Domenico Sesta e Luigi Spina. Di tunnel sotto il muro di Berlino ne sono stati scavati a decine, ma quello che nel 1962 permise la fuga di 29 persone è l'unico i cui lavori furono filmati in diretta. Gli scavi, infatti, furono ripresi per un documentario della NBC, che in cambio contribuì con un robusto finanziamento. Joachim Rudolph, già fuggito a Berlino Ovest qualche mese prima, fu tra i volontari che lavorarono in turni di 8 ore al giorno tra l'estate e l'autunno, scavando senza sosta per permettere la fuga ad amici e conoscenti rimasti bloccati a Berlino Est. Volevamo solo aiutare altre persone, ma eravamo anche arrabbiati. Wir hatten natürlich auch eine große Wut auf. Eravamo furiosi con le truppe di frontiera che sparavano a quelli che provavano ad attraversare il confine. Und so weiter, das ging uns natürlich äußerst il loro comportamento ci disgustava e volevamo fare Seele di tutto per fargliela pagare. Wir wollten aus dem Grunde einfach mithalten, mithelfen, um dem, der DDR so viel Schaden wie nur möglich zuzufügen. Agli scavi contribuirono decine di persone che avevano famiglie e amici dall'altra parte del muro. L'impresa però si rivelò più complicata del previsto. Non avevamo idea di come scavare un tunnel, non sapevamo quali attrezzi servissero e come scavare senza che ci crollasse tutto sulla testa. In un modo o nell'altro i lavori furono portati a termine. Il 14 settembre Rudolph e gli altri volontari sbucarono nel seminterrato di un edificio a Berlino Est. Armato di pistola nel caso ci fossero delle guardie, Rudolph rimase in attesa per qualche istante, quindi una famiglia che era stata informata degli scavi bussò alla porta dello scantinato. Pochi istanti dopo, Rudolph stava abbracciando degli amici che non vedeva da mesi. Non dimenticherò mai quel momento. Mi fece una grande impressione. Pensai tra me e me, non importa se non passerà nessun altro. Naturalmente, più persone passano, meglio è. Ma anche se non ce la dovesse fare nessun altro, ne sarà valsa la pena. Le vesciche, le testate contro il soffitto e le scosse prese a causa delle perdite di acqua sui cavi elettrici delle pompe, tutto questo sarà servito a qualcosa. Alles das hat sich gelohnt. Alla fine furono 29 le persone che riuscirono ad attraversare il tunnel prima che fosse sommerso dall'acqua. Nei decenni successivi i berlinesi continuarono a scavare gallerie, ad attraversare fiumi, a usare mongolfiere e ogni stratagemma concepibile per sfuggire alla dittatura della Germania Est. Durante i 28 anni in cui il muro ha diviso Berlino, migliaia di persone hanno cercato di fuggire verso ovest. Molte di loro ci sono riuscite. Allo stesso tempo, almeno 140 persone sono morte nel tentativo di attraversare il confine. Come ogni anno, saranno ricordate questo fine settimana nelle celebrazioni per il 30° anniversario della caduta. Juna Kelgen aus Berlin für Euronews.